buongiorno, innanzitutto ringrazio l'organizzazione e soprattutto, visto che abbiamo anche i tempi abbastanza ristretti, quello che noi oggi vogliamo presentare è un progetto che affronta sostanzialmente un problema che riguarda il mondo del venture capital, ovvero il fatto che le start-up per partire hanno bisogno di soldi. Quindi partiamo da qua per iniziare a capire qual è stato il lavoro che io e Sergio abbiamo fatto in questi mesi per riuscire a giungere a una soluzione. Allora, innanzitutto una velocissima overview. Sulla sinistra vedete tutto quello che il mondo che è la fonte di innovazione, ovvero le idee, i progetti e quindi le start-up. Nella parte centrale trovate gli incubatori, che sono quei soggetti che sostanzialmente affiancano le start-up per accompagnare la crescita di un progetto. E infine, nella parte destra, abbiamo la fonte da cui derivano i capitali, che principalmente sono o da un lato gli eventi in cui queste start-up competono per vincere sostanzialmente dei premi di denaro, oppure, cosa molto più importante, quelli che sono i soggetti che credono fin dall'inizio a un progetto, e ovvero i venture capitalist o comunque gli angel. Ora, una veloce overview di quello che è il mondo venture, soprattutto prendendo a riferimento quello che è un po' il paese di riferimento, ovvero gli Stati Uniti. Vediamo come, paragonato all'Italia, la propensione di una statunitense a investire in un mondo venture, quindi un mondo estremamente rischioso, è almeno 8 volte superiore a un soggetto europeo. Ora, escludendo quelli che sono delle peculiarità, ovvero Israele, Svezia, piuttosto che Gran Bretagna. Ora, quali sono gli elementi di base che sono un po' il quadro d'insieme? Ovvero un tema culturale, chiaramente c'è un tema di storia, un tema sociale, un tema economico, che fa sì che la propensione di uno statunitense è maggiore a quella di un europeo. Poi c'è ovviamente quella che è una caratteristica legata all'approccio che l'europeo ha nei confronti del venture capital, che comunque è un approccio prudente, molto prudente. Ma c'è anche un tema di un sistema legato all'innovazione, un sistema di quelle che sono la partenza di nuove iniziative, che è un sistema che non funziona così come funziona negli Stati Uniti. Un breve accenno sull'Italia. Come sempre l'Italia è un po' un fanera di coda. Infatti, come vedete, la propensione all'investimento da parte di un italiano verso il mondo venture, quindi il mondo dei progetti, è oltre 100 volte inferiore a un americano. Però noi ci piace immaginare anche il fatto che in Italia c'è un'opportunità, perché si fa tanta innovazione in Italia e anche di buona qualità, e quindi per questo crediamo ci sono delle opportunità. Ora, innanzitutto classifichiamo il discorso del capitale che servono alle start-up. Allora, le start-up per partire hanno necessità di una dotazione iniziale di capitale, che è notoriamente classificata come capitale seed. È il primo capitale, il che significa, come vedete dal titolo, che se non arriva questo capitale, semplicemente la startup non parte. Quindi è un capitale fondamentale per far partire quello che è attualmente un progetto. Oggi diciamo che la dimensione di quello che è considerato un investimento seed si attesta intorno ai 500.000 euro. A cosa vengono usati questi 500.000 euro? Che sono i primi capitali che ricevono le start-up, ovvero i progetti. Vengono usati per impiantare la società e sviluppare e declinare meglio quella che è l'idea, il progetto. Sviluppare attorno a questo progetto un business model che sia dirompente e creare quello che può essere un prodotto, un servizio che sia adatto al mercato. Che per adatto significa che risponda a una domanda o ne crei una nuova. Serve per condurre delle ricerche di mercato, ovvero
analizzare quelli che possono essere dei competitor e analizzare quelli che sono le segmentazioni del mercato e anche fare i primi test di mercato e infine sviluppare un prototipo, una prima idea di quello che può essere un prodotto o un servizio. Ora, guardiamo un attimino gli attori e partiamo dalle startup. Allora, innanzitutto dobbiamo sempre considerare che la startup non è altro che una serie, uno o più soggetti, che si presentano con un'idea, un progetto, e più questo progetto è dirompente, più avrà necessità di quantità di capitali importanti nel corso del tempo. Quindi, immaginando un progetto dirompente, come vedete, c'è ovviamente la fase seed, ma poi ci sono fasi successive che vengono identificate come serie, serie A, serie B, serie C e serie D. Ora, questo grafico è abbastanza forte nel dire che la percentuale di progetti veramente dirompenti che riuscirà a superare le singole fasi, quindi raccogliere capitale per arrivare sul mercato, è davvero bassissima. Quindi da qui che cosa ne traiamo? Il fatto che c'è un altissimo rischio di fallimento, ok? E questo rischio di fallimento può essere dovuto a tutta una serie di fattori, alcuni li abbiamo indicati. Ovviamente chi lancia un progetto ha forti competenze per quello che è il progetto che sta presentando, ma ha sicuramente dei gap in termini manageriali, perché avere un'idea originale non significa costruire un'azienda, che è un'altra cosa. Quindi ci vogliono le capacità di natura anche manageriale. In più subisce dei forti stress finanziari, perché come tutte le startup il tema della finanza è un tema estremamente che mette sotto pressione le persone. E quindi da questo stress finanziario che cosa si genera? Si genera da un lato una possibilità di defocalizzazione da quello che è lo sviluppo e da quello che è il progetto, e peraltro un aspetto molto importante è che l'arrivo dei capitali in ritardo può rischiare di far perdere il cosiddetto tanto market, quindi l'uscita e la presentazione del progetto in un momento per cui il progetto può essere considerato come un first mover. Quindi questi sono alcuni dei principali indicatori. Poi noi qua ci focalizziamo a un soggetto che riteniamo un soggetto chiave in questo ecosistema dell'innovazione, ovvero l'incubatore, a cui abbiamo raffrontato anche l'acceleratore perché ha caratteristiche simili, attività simili. Ma l'incubatore chi è? È quel soggetto che ha quelle competenze, come dicevamo prima, quelle competenze per supportare un progetto, e quindi startup, in quella che è la creazione dell'azienda. Che cosa fanno? Fanno training, mentoring, offrono spazi e danno supporti di natura tecnica o tecnologica, insieme a quelle che attività di business support, la parte di networking, ma anche quelle che sono le creazioni di seminari piuttosto che workshop. Però hanno, insieme con gli acceleratori, delle caratteristiche simili, ovvero la loro attività ha comunque dei tempi fissi e soprattutto viene pagato per i servizi che erogano. Ovviamente questo che cosa porta a riflettere? Ovvero, innanzitutto l'incubatore. Vi faccio un esempio. Pensiamo a un incubatore di emanazione pubblica, ovvero soggetti che arrivano dal pubblico e che fanno mentoring, training, eccetera, eccetera. Chiaramente stiamo parlando di persone che idealmente non hanno mai provato esperienze aziendali. Quindi il tema people expertise è un tema rilevante nell'avere soggetti che aiutano a far crescere un'azienda. Poi, il modello di business degli incubatori è un modello che ha bassi ricavi e quindi conseguentemente l'orizzonte temporale di supporto delle startup diventa limitato. Completo con il fatto che noi vediamo questo ecosistema di incubatori in un'arena competitiva che è asimmetrica, perché in realtà non sono in vera competizione. E arriviamo a coloro che investono. La grafica vi presenta
quello che è innanzitutto i valori complessivi, ovvero nel 2017 sono stati investiti in venture capital quasi 20 miliardi di euro nei settori, in diversi settori, se vedete comunque i primi hanno forti competenze tecnologiche. Dal lato dell'investitore però che cosa guardiamo? Questi signori, queste realtà hanno investito in società, quindi in quote societarie, che significa non avere mercato, avere in mano solo delle quote. Hanno investito, e l'abbiamo visto anche prima, in un mercato altamente rischioso. Hanno investito in progetti, cioè stiamo parlando non di aziende che hanno uno storico, ma hanno investito credendo che il progetto che queste startup hanno presentato sia un progetto dirompente. E infine hanno investito in un contesto che ha bassi livelli di controllo. Quindi, riepilogando, abbiamo qua quelli che sono tutta la serie di limiti o di criticità che l'ecosistema, come lo vogliamo vedere noi, dell'innovazione, dell'incontro del capitale ha. Ovvero, stiamo parlando, come dicevamo prima, di investimenti in asset illiquidi, perché le quote non hanno mercato. Stiamo parlando di investimenti che hanno un altissimo rischio finanziario. Stiamo parlando di investimenti che in termini dimensionali fanno riferimento a specifici soggetti che hanno determinati target di investimento. Stiamo parlando anche, ed è un punto veramente importante, di un disallineamento di quelli che sono gli obiettivi degli attori, quindi degli investitori da un lato, degli incubatori e delle startup dall'altro. Stiamo parlando, come dicevamo, sì, anche di gap in termini manageriali, quindi di supporto alle startup, ma anche di limitazione nel controllo degli investimenti, e infine stiamo parlando di quello che è un rischio che accade spessissimo, ovvero che chi ha un progetto ed deve essere dedicato a questo progetto, a causa di questa grossa pressione di tutti questi aspetti, si trova a rischiare di essere defocalizzato. E qui lascio la parola a Sergio, che vi presenta come la piattaforma Nested Venture ha risolto tutti questi problemi. E quindi abbiamo capito che chi vuole investire in una startup, e qui fra noi ci sono moltissimi startuppari, si assume un grosso rischio di perdere molto probabilmente i soldi, oppure di tenerli, almeno se ben va, bloccati per diversi anni, benché vada a 3, molto più facilmente 5. E ci sono limiti di dimensioni, chi ha 5.000 euro da investire non lo può fare, magari un fondo pensione che ha 40 milioni ha difficoltà, che so, a investire in una startup italiana che invece magari ha bisogno di 200.000 euro, e quindi neanche la calcola. Insomma, ci sono grossi limiti che pongono un grande freno all'innovazione, perché sappiamo che le startup sono la fucina dell'innovazione. Allora, come lo risolviamo? Fino ad oggi non era granché risolvibile in qualche prodotto finanziario spericolato. Adesso abbiamo la possibilità di tokenizzare e di usare smart contract. Su quale piattaforma, per ricollegarmi all'intervento precedente di Giacomo? Magari adesso con quelle che sono pronte. In futuro magari anche su tutte, sicuramente su RGB, che è un progetto su cui noi puntiamo, però chiaramente lo accompagneremo durante il suo sviluppo finché non sarà pronto. Allora, partiamo quindi da una piattaforma di smart contract dove sia possibile la tokenizzazione, e vediamo come tutti questi problemi che William ha elencato si possano risolvere. Immaginatevi un ecosistema di incubatori che non siano come gli attuali incubatori, che sono dei fittatori di spazi e dei prestatori di servizi a pagamento, ma degli affiancatori di impresa che affianchino delle start-up finché hanno bisogno di affiancamento e le presidino per tutta la durata del progetto di impresa, finché il mercato non le valorizza. Quello che di solito dovevano fare i venture capitalist che mettevano pressione ovviamente sul consiglio d'amministrazione, oggi pensiamo che lo facciano gli incubatori. Gli incubatori, immaginatevi che allestiscano dei panini, immaginatevi che il successo degli incubatori sia legato a quelli delle start-up che incubano e che selezionano, che il loro destino sia strettamente legato: se hanno successo le prime, hanno successo gli incubatori, se falliscono le start-up, gli incubatori sono in difficoltà e possono anche fallire. Immaginatevi questo ecosistema di incubatori in concorrenza libera, che propongono al mercato panieri di start-up, non una singola. Un paniere, non so, con 20 startup, per cui se 16 falliscono entro i primi 2 anni, magari 4 fanno il botto,
E quindi investire su quel paniere possa essere comunque una buona idea, malgrado i 16 fallimenti, perché le 4 che fanno il botto compensano ampiamente i soldi persi nei fallimenti. Pensate agli incubatori che emettono token che rappresentano il paniere di startup. Liberamente in concorrenza, quindi gli incubatori Pippo, Pluto, Paperino emettono i token Pippo, Pluto, Paperino di paniere che rappresentano i panieri Pippo, Pluto, Paperino di startup. E immaginate gli investitori che possano comprare e vendere questi token in qualsiasi momento liberamente. Bene, avete immaginato un ecosistema in cui l'investitore non blocca il capitale, cioè l'ha sempre liquido, investe e se una settimana dopo vuol liquidare l'investimento lo può fare tranquillamente. Se ha finanziato progetti dove magari gli start-upper invece di finanziare il progetto si comprano la Lamborghini, vende il token di quel paniere e si compra il token di qualcun altro. Se l'incubatore affianca male o presidia male o si comporta male o non rispetta gli accordi, che adesso vi illustrerò, quelli che però vorrà prendere lui, io darò una falsariga di quelli che potrebbero essere. Poi chiaramente non è che li possiamo imporre. Chi li imporrà il rispetto di questi accordi? Chi lo imporrà? Sarà la concorrenza, sarà il libero mercato, sarà la giurisdizione in cui questi incubatori operano, perché stiamo comunque parlando di entità legali. Adesso andiamo a vedere come opera la piattaforma. Allora, questa piattaforma, ricordate, di smart contract, e quindi che rende possibile l'emissione di token, consta fondamentalmente di tre tipi di attori: gli investitori, che vedete a sinistra, gli incubatori, qui ne abbiamo rappresentato uno, ma pensatene tanti in concorrenza tra di loro, e le startup. Questi sono gli attori. Gli strumenti sono una batteria di smart contract che sono autonomi come tutti gli smart contract, si possono chiamare soltanto attraverso degli oracoli e solo nel modo previsto dagli oracoli. Gli oracoli invece che siano sotto il controllo dell'incubatore, quindi tanti gruppi di oracoli, tanti quanti sono gli incubatori. Poi un token nativo della piattaforma che serve come puro mezzo di scambio e che rappresenta le attività è una sorta di derivato finanziario, anche se qui funge da mezzo di scambio, che rappresenta le attività di tutti i panieri, e poi i singoli token dei panieri. E vediamo come funziona. Un investitore che voglia investire su un paniere della startup dell'incubatore Pippo, che farà? Prima di tutto farà una verifica, un KYC, su uno smart contract di verifica. Lì l'abbiamo chiamato whitelist, quindi uno smart contract di whitelisting. Come decide se l'investitore può investire e quanto può investire? Tramite un oracolo di verifica che è sotto il controllo dell'incubatore, che verificherà a seconda di quanto è rigida la giurisdizione dell'incubatore. Se è molto rigida farà il KYC, l'anti-money laundering, la verifica magari sul reddito se è un investitore statunitense, e poi lo whitelisterà. Se invece è un incubatore in una giurisdizione più morbida, farà un whitelisting più morbido, e dipende dall'incubatore, sarà lui. Fatto il whitelisting, l'investitore può andare su un exchange esterno, uno qualsiasi di quelli centralizzati, comprarsi il token nativo, il token seed. Qui non ci sarà alcuna ICO e vi premetto che ci sarà un airdrop, li distribuiremo con un airdrop. Si compra il token nativo, va su un exchange interno, perché mi ero dimenticato di dirvi che oltre a tutti questi strumenti abbiamo un exchange interno. Perché abbiamo previsto un exchange interno? Faccio una piccola parentesi. Perché per poter scambiare i token di un paniere con quelli di un altro abbiamo bisogno di liquidità. Non possiamo pensare che gli incubatori riescano a far quotare il token Pippo, Pluto, Paperino, Paperoga, Nonna Papera sugli exchange, su Bitfinex o su Binance o magari anche su Bitstamp. E quindi facciamo un exchange interno sotto il controllo di nessuno, un exchange interno decentralizzato, che è semplicemente un insieme di smart contract, dove ci sono tutte le coppie, token di paniere, token nativo. Quando si definisce un paniere, automaticamente viene creata la coppia nell'exchange interno. Soltanto token nativo, che qui abbiamo chiamato seed, chiamiamolo così, token seed, token di paniere. Non è pensabile fare anche coppie di scambio paniere-paniere, ma poi le coppie crescono esponenzialmente, per cui per un'economia computazionale abbiamo pensato di fare soltanto coppie con il token nativo. Per cui se uno vuole passare dal token Pippo al token Pluto, vende il token Pippo in cambio di seed e poi vende il seed in cambio di Pluto.
Questo limita il numero di coppie possibili, altrimenti c'è un'esplosione. Dunque, l'investitore, senza ancora tirare in ballo l'exchange interno, si compra il token nativo sull'exchange centralizzato esterno, dopodiché può finanziare un contratto di paniere, che qui abbiamo chiamato funding pool. Dà i token a un contratto, a quel punto i token non ce li ha più l'investitore, non ce l'ha le startup, non ce l'ha l'incubatore, ce l'ha il contratto. Parallelamente c'è un contratto di emissione, che qui abbiamo chiamato incubator token, che emette il token di paniere verso l'investitore che ha finanziato. Quindi l'investitore manda token seed al contratto di finanziamento, il contratto di emissione manda token Pippo all'investitore. Attualmente il token Pippo in questa fase vale 0, è semplicemente un punto fragola. Mentre i soldi del finanziamento delle startup ce l'ha il contratto. A questo punto, a stato avanzamento lavori, con un contratto di avanzamento che qui abbiamo chiamato un contratto di presidio, che qui abbiamo chiamato Funds Unlock, prendete sblocca i fondi, che viene invocato da un oracolo di presidio che è sotto il controllo dell'incubatore, che presidia per tutto il tempo la startup, e viene informato che la startup ha completato il 20%, il 40%, il 60%, l'80% del progetto e sblocca i fondi a step. E questi fondi finiscono direttamente alla startup che completa il suo step. E quei soldi a questo punto non vanno all'incubatore, non vanno a nessun altro che non al consiglio di amministrazione della startup, che se li spende per finanziare il suo progetto. Prende sto token, va sul cambio esterno, si compra gli euro, si compra i dollari, quello che vuole, e ci finanzia il suo progetto. Quando finisce il suo ciclo, una singola startup, ed è valorizzata dal mercato, il momento in cui un investitore qualsiasi farebbe la sua exit, cioè venderebbe le quote per ricavare il meritato compenso, qui la exit la fa l'incubatore, che va sul mercato e vende le quote della startup, ricava i suoi euro, dollari, yen, quelli che sono valuta fiat, con quella va sull'exchange esterno, si compra il token seed, prende il token seed, va sul cambio interno, si ricompra i suoi token e li brucia. Quando li brucia, ha trasferito integralmente il valore prodotto dalle startup ai portafogli degli investitori. Dico integralmente perché in realtà l'ha fatto anche durante il percorso, perché quando ha comprato il token seed l'ha fatto salire di prezzo e quindi ha beneficiato i portafogli di tutti gli investitori sulla piattaforma. Quando ha ricomprato il suo token l'ha fatto salire di prezzo e quindi comunque ha beneficiato i portafogli degli investitori nel token Pippo, nel suo token di paniere. Ma se ce li ha ancora in cassa non ha trasferito integralmente il valore agli investitori, ne ha trasferito parte a sé e parte agli investitori. Nel momento in cui lo brucia lo trasferisce integralmente. Chi mi assicura che l'incubatore farà tutte queste operazioni? Il fatto che se non le fa sarà punito dalla concorrenza, svenderanno il suo token, gli faranno causa perché lui ha fatto un bel prospetto informativo, se poi fa una cosa diversa lo fanno ingabbiare, stiamo parlando di entità legali. Come facciamo a essere sicuri che siano entità legali? Non ne siamo sicuri, non ci interessa, la piattaforma non fa nessun tipo di controllo, la piattaforma è libera, senza permessi di nessun tipo, senza controllo. Quando noi la lanciamo ne perdiamo il controllo, se vogliamo modificarlo dobbiamo fare un hard fork, come chiunque altro. E quindi se passa la signora Maria e si vuole definire sulla piattaforma come incubatore lo può fare, ma nessuno le darà soldi. Perché in pratica riuscire a collazionare i soldi degli investitori sarà una questione di reputazione, che l'incubatore si dovrà costruire nel tempo. Adesso voi non pensiate a un paniere di startup come qualcosa di concluso in se stesso. 20 startup che vengono portate alla exit e finisce lì. I panieri qui sono intesi come dinamici. Una startup, un'azienda startup entra e un'azienda e basta esce. Un'altra entra e un'altra esce. Quindi in realtà può essere anche permanente, non dico eterno, ma dura quanto dura il modello di business di quel paniere dell'incubatore. Quindi a questo punto l'incubatore con i suoi panieri, perché poi ne può avere anche più di uno, in questa piattaforma dovrà registrarsi con più profili per avere più di un paniere, quindi dovrà essere incubatore Pippo 1, Pippo 2, Pippo 3, sarà sempre Pippo, per poter avere tre panieri, perché qui sono strettamente legati l'uno all'altro. Però di fatto il fatto di riuscire ad avere i soldi sarà una costruzione di reputazione. Basta, ovviamente non è l'unico sistema con cui si può finanziare il paniere di un incubatore, si può anche andare direttamente sull'exchange decentralizzato interno e comprarsi il token di un incubatore qualsiasi senza passare per l'oracolo KYC di riconoscimento. Voi direte così non è compliant,
in realtà per poter andare su un exchange esterno a comprarsi il token seed avrà fatto tutte le operazioni di verifica presso l'exchange. Quindi un investitore che accede a questa piattaforma o le ha fatte sull'exchange o le fa sul contratto dell'incubatore, comunque il rispetto della legge è garantito per quanto ci interessi molto relativamente. Ora, detto questo, passerei a di cosa questo significhi per il mondo del venture, lo passo a uno che il mondo del venture lo conosce, io sono un nerd. Grazie. Allora, concludo riprendendo la slide di prima, quindi quelli che erano tutti i limiti dell'ecosistema, cercando di far vedere quelle che sono le correlazioni della spiegazione che abbiamo fatto Sergio di come funziona la piattaforma, che è una, ovviamente è articolata, ma in realtà va a risolvere tutta una serie di problematiche. Allora, innanzitutto la problematica degli asset illiquidi attraverso la tokenizzazione del capitale automaticamente viene risolta. Poi, il problema dei rischi finanziari, ovvero il fatto che stiamo parlando di finanziare progetti, quindi un rischio altissimo. Qui immaginate una piattaforma che ha un numero anche infinito di incubatori, i quali possono avere N e più paniere di startup, quindi non una startup, ma paniere di startup. Quindi stiamo parlando di un livello di distribuzione del rischio molto elevato, che è una delle tematiche che è molto calda per tutti quegli investitori che vogliono approcciare a un asset class che è rischiosissima, perché investire nel venture è rischiosissimo. Il discorso della dimensione, qua non c'è più una dimensione di quanto si deve investire, qua c'è soltanto un tema ovvio di qualificazione, ovvero uno deve essere qualificato per poterlo fare, ma poi non ci sono alcun tipo di vincoli. Poi, il disallineamento degli obiettivi degli attori. Allora, se ritorniamo a tutto il racconto precedente, abbiamo visto che ci sono gli investitori e gli investitori mettono soldi perché hanno desiderio di guadagnare in una classe rischiosa molti soldi. Dall'altra parte ci sono le startup che per partire hanno bisogno di quel capitale di partenza che trovano difficilissimo incontrare. Nel mezzo abbiamo questi famosi incubatori che, come dicevamo prima, oggi sono soggetti che di fatto erogano servizi, quindi il loro obiettivo è che comunque vengano pagati per l'attività che fanno. Con questa modalità l'incubatore, che non mette i soldi ma mette l'affiancamento, di fatto sta scommettendo, e quindi con lo stesso approccio che può avere un incubatore, sta scommettendo sul successo delle startup, ma soprattutto ha tutto l'interesse di farlo, perché le eventuali exit che avverranno faranno sì che lui guadagnerà molti più soldi del pagamento dei servizi che normalmente vede ricevere. Quindi una convergenza di fatto di tutti gli attori di questo ecosistema. Poi la tematica legata agli gap fisiologici manageriali che possono avere i team che hanno dei progetti, e anche i limiti del controllo, qua sono risolti con il fatto che l'incubatore è un vero business partner, perché ha tutto l'interesse di portare la startup al successo per guadagnare, quindi, e lo fa perché ha tutta una serie di competenze che i team di sviluppo non hanno, e può aiutarli davvero a portare a successo un'idea costruendo un'azienda vincente. E infine quel problema che vivono molti team, ovvero di defocalizzarsi perché pressati dalla finanza, pressati da tutta una serie di attività che sono complicate da gestire, banali ma alle volte complicate, fa sì che, essendo più focalizzati, ci possono essere più chance di successo. Quindi questo è per riepilogare come tutto il lavoro che è stato fatto era per costruire e lanciare una piattaforma che risolve praticamente tutti i problemi.